Prima di recarci alla caserma Pastrengo questa mattina, le telecamere di Sinapsi News e Napoli News Magazine hanno deciso di fare un giro qui per i quartieri spagnoli di Napoli, considerati uno dei quartieri a rischio della città. Stiamo cercando di fare luce e di dare voce a tutti gli attori di questa drammatica vicenda che ha visto la fine disastrosa di un ragazzino di soli 15 anni. Seguite il servizio. È in atto in questo momento davanti alla caserma la manifestazione organizzata dal consigliere Borrelli a favore del carabiniere coinvolto nel drammatico fatto dove ha perso la vita il ragazzo di 15 anni. Una presenza importante è quella di questa mattina qui davanti alla caserma Pastrengo, ma importante è stata anche la partecipazione del papà di Ugo. Sì, è un segnale importante che tutti dobbiamo stare dalla stessa parte. Non ci sta discussione sul fatto che la stesa fuori la Pastrengo e la devastazione dell'ospedale Pellegrini sono stati atti vigliacchi, criminali e camorristici. E il fatto che il padre di questo ragazzo lo riconosca e si schieri dalla parte della legalità e della legge è un fatto estremamente importante. Significa che tutti possiamo cambiare, tutti possiamo migliorare ed è un passo verso una anche riappacificazione. Questo non toglie che le posizioni e la verifica di quello che è successo devono essere verificate fino in fondo e i colpevoli dovranno pagare tutti. Ma oggi è stato messo una pietra importante verso la costruzione di una Napoli migliore e diversa. Ciro ha 15 anni, 15 anni come Ugo. Ciro, come stai vivendo questo momento e cosa provi? Che idea ti sei fatta di tutta questa vicenda? Io avevo i carabinieri come modello di riferimento. A scuola mi hanno insegnato che la vita è un diritto inalienabile e ora non so più che cosa pensare. Siamo male perché comunque Ugo era la nostra vita, era il nostro sangue, eravamo una cosa. È difficile farti anche delle domande perché vedo che c'è tantissima emozione anche in questo momento, ancora molto viva in te. Però il mio lavoro mi impone di farti un'altra domanda. C'è secondo te anche una colpa di Ugo? Certo che c'è la colpa di Ugo perché ha sbagliato, nessuno dice che ha fatto una cosa giusta. Però questa cosa non si paga con la vita, per l'amor del cielo noi aspettiamo ancora i risultati della balistica e di tutte le indagini che si stanno facendo. Qual è lo stato d'animo? Che siamo morti con lui. Il papà di Ciro. Il papà di, scusami, il papà di Ugo è andato via, però stamattina una presenza importante qua. Sì, perché dobbiamo portare rispetto per Noi quello che è siamo con i successo. carabinieri, Siamo anche noi noi non siamo con i coricaputi. carabinieri, perché un gesto del genere non è stato fatto, non è stato eseguito da un carabiniere, è stato eseguito da un criminale. Allora, io voglio dire solo questo, no? Non è che voglio sempre, diciamo, voglio dire solo questo, cerchiamo di mettere in campo le istituzioni, incominciassero a fare il loro dovere. Come? Nei quartieri ci sono le associazioni, no? Cominciassero a scendere strada, ma poi a scendere, a cercare di prendersi e portarli nelle strutture e cercarli di farli studiare, individuarli questi ragazzi. Facciamo fare intervista a un ragazzo di 15 anni, perché i ragazzi hanno perché bisogno. Sì, spagnoli, anzi, facciamo passare. Non ci stanno solo i cattivi ragazzi. No, no, voglio dire solo questo: le noi istituzioni. diamo voce a tutti, non ieri come è successo in una No, io trasmissione voglio. Voce a Ugo, la cosa più importante La cosa più che forse non può importante, parlare è. vogliamo dire solo questo: vogliamo dire che i ragazzi, cioè ci sono ragazzi che gli hanno regalato la terza media solo perché scuola se l'hanno voluto togliere davanti. Quindi sappiamo questi ragazzi a cosa fanno, cerchiamo di chiamare gli appigliai e li fa studiare. Noi abbandoniamo e poi quando fanno che è Non dare un criminale. esempio di pagliacciata.